Eccoci qui a Malpensa, all'aeroporto di Malpensa, dove la problematica dell'abusivismo dei taxi abusivi è una problematica importante, molto sentita, che da anni, da troppi anni, purtroppo va avanti. La sinergia, la collaborazione voluta soprattutto dall'assessorato alla sicurezza e dalla giunta regionale insieme al prefetto di Varese ha fatto sì che maggiori controlli e il coinvolgimento di tutti i comuni del comprensorio ha fatto sì che naturalmente questo fenomeno che da troppo tempo è presente in zona, quantomeno nell'ultimo anno è abbastanza diminuito. Naturalmente non è stato eliminato, ma certamente vi è stata una forte diminuzione. Ormai da 2 anni che si è consolidato questo accordo, si è rafforzato ulteriormente quest'anno con l'aggiunta di altri comuni che inizialmente non ne facevano parte, per cui Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, periodicamente nella giornata, diciamo quasi H 24 sono presenti proprio perché questo disservizio, perché comunque un disservizio per i passeggeri di Malpensa, non abbia poi conseguenze gravi come cifre astronomiche che vengono chieste all'arrivo dei taxi a Milano o anche di peggio che può succedere. La lotta all'abusivismo a Malpensa, così come a Linate, ma oggi siamo qui a Malpensa proprio anche a verificare, a prendere conoscenza, diciamo, di una campagna pubblicitaria che è stata fatta. Sono presenti avvisi all'interno e anche all'esterno di tutto l'aeroporto che avvisano i passeggeri di non utilizzare taxi abusivi, ma solo quelli con l'insegna, appunto, ufficiale. Oggi a Malpensa, per contrastare il fenomeno dell'abusivismo dei taxi, un fenomeno in forte espansione anche all'aeroporto di Linate, ringrazio il corpo della polizia locale della zona, ma anche le forze dell'ordine che lavorano quotidianamente per garantire la legalità, una legalità che vogliamo come assessorato anche ai trasporti, per garantire a quei passeggeri che quotidianamente prendono l'aereo di poter viaggiare in maniera legale, tenendo conto che non sono pochi, basta pensare che nei primi 5 mesi dell'anno solo 9 milioni e mezzo sono transitati sull'aeroporto di Malpensa.